Pace del Signore, amici, fratelli e sorelle in Cristo, voglio condividervi la terza, la quarta e la quinta parte del Salmo 119, ovvero il Salmo più lungo della parola di Dio. E la parte prima che voglio condividervi è la terza parte di questo Salmo, che ha come sottotitolo la terza lettera dell'alfabeto ebraico, cioè Gimel. Così vogliamo leggere questo brano della parola di Dio. Fa del bene al tuo servo, ed io vivrò e osserverò la tua parola. Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Io sono straniero sulla terra, non nascondermi i tuoi comandamenti. L'anima mia si consuma per il desiderio dei tuoi decreti in ogni tempo. Tu sgridi i superbi che sono maledetti, perché si allontanano dai tuoi comandamenti. Togli via da me la vergogna e il disprezzo, perché ho osservato i tuoi precetti. Anche se i principi si siedono e parlano contro di me, il tuo servo medita sulle tue leggi. I tuoi precetti sono la mia gioia e i miei consiglieri. Gloria a Dio, gloria al Signore. Il salmista, vediamo qui, continua, è vero, a rivolgersi al Signore. Perché, è vero, gli apra gli occhi spirituali per intendere le scritture e metterle in pratica e così poter ricevere le sue benedizioni. Egli espone a Dio il suo desiderio di avere uno spirito di sapienza e di rivelazione, per avere piena conoscenza della sua verità, e chiede al Signore di essere liberato da coloro che nella loro superbia lo insultano, lo disprezzano e lo spallano di dietro. Mentre egli, è vero, è intento a meditare, a gioire e a prendere consiglio nella sua parola. Gloria a Dio, gloria al Signore. Ora vogliamo leggere la quarta parte di questo Salmo, che ha, come sottotitolo la quarta lettera dell'alfabeto ebraico, cioè Delef. L'anima mia è prostrata nella polvere. Vivificami secondo la tua parola. Ti ho esposto le mie vie e tu mi hai risposto. Insegnami i tuoi statuti. Fammi comprendere la via dei tuoi comandamenti ed io mediterò sulle tue meraviglie. L'anima mia si strugge in lacrime per il dolore. Dammi forza secondo la tua parola. Tieni lontana da me la via della menzogna e dammi per grazia la tua legge. Io ho scelto la via della fedeltà. Ho posto i tuoi decreti davanti a me. Sto attaccato ai tuoi precetti. O Eterno, non permettere che io sia confuso. Correrò nella via dei tuoi comandamenti, perché tu mi allargherai il cuore. Gloria a Dio, gloria al Signore. Il salmista, vediamo, continua a rivolgersi al Signore. Egli, è vero, si trova in una condizione di prostrazione e cerca nuove forze e sollievo nella parola di Dio. Gloria a Dio, gloria al Signore. Quando, è vero, si attraversano certi momenti difficili, si viene attaccati nella mente da pensieri bugiardi da parte del maligno. Egli, è vero, il maligno cerca di deprimerci e farci
venire sempre meno nella nostra fede, portandoci, è vero, nella confusione. Gloria a Dio. Ma la parola, illuminata dallo Spirito Santo ai nostri cuori, gloria a Dio, ci fa rientrare nella diritta via. Amen. Vogliamo ora leggere il continuo di questo Salmo, la quinta parte di esso, che ha come, diciamo, sottotitolo la quinta lettera dell'alfabeto ebraico, cioè He. Insegnami, o Eterno, la via dei tuoi statuti, ed io la seguirò fino alla fine. Dammi intelligenza, ed io custodirò la tua legge. Sì, la osserverò con tutto il cuore. Fammi camminare nella via dei tuoi comandamenti, perché in essa trovo il mio diletto. Piega il mio cuore ai tuoi precetti e non alla cupidigia. Distogli i miei occhi dal riguardare vanità e vivificami nella tua via. Mantieni la tua parola al tuo servo che ha timore di te. Allontana da me l'oltraggio che mi spaventa, perché i tuoi decreti sono buoni. Ecco, io desidero ardentemente i tuoi comandamenti. Vivificami nella tua giustizia. Gloria a Dio, gloria al Signore. Il salmista, vediamo in questa quinta parte di questo Salmo 19 che abbiamo letto, continua ora a chiedere al Signore di insegnargli la via per poterlo seguire fino alla fine. Chiede intelligenza e guida per camminare sui suoi sentieri, perché in essi, è vero, trova gioia. Egli si rende conto delle proprie debolezze, come la cupidigia, la brama, è vero, di possedere beni materiali, e la concupiscenza degli occhi che lo tenta, e chiede, è vero, un cambiamento nel suo cuore, perché esso si è inclinato alla giustizia e alla santità della sua parola. È vero, quello che dobbiamo fare anche noi quando vediamo questi cattivi sentimenti peccaminosi che vogliono entrare e vogliono sedurci, vogliono entrare nel nostro cuore e sedurci. Gloria a Dio. Quindi chiede perché il suo cuore si è inclinato alla giustizia e alla santità della parola di Dio, in modo che la rivelazione personale datagli da Dio si adempia ed egli vada avanti nel suo cammino ravvivato nella fede, secondo la sua fedeltà. Amen. Gloria a Dio. A Dio piacendo, ci risentiremo condividendovi le altre parti di questo salmo, di questo lungo salmo, che è formato, è vero, da 22 parti che corrispondono alle 22 lettere dell'alfabeto ebraico. Amen. Che il Signore ci benedica.